Cari amici, benvenuti. Ho comprato al mercato delle belle albicocche e ho pensato di fare una buonissima conserva. Se volete rimanere aggiornati, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Grazie. Gli ingredienti sono: le nostre albicocche bellissime sono all'incirca 3 kg, però noi dobbiamo calcolare il prodotto pulito: 2 mele, 2 limoni, zucchero. Metteremo in proporzione ogni chilo di frutta mezzo chilo di zucchero. Iniziamo. Metto a lavare le albicocche. Gli aggiungo un cucchiaio di bicarbonato e do una bella risciacquata. Così tutte le impurità vanno via. Risciacquo di nuovo. Ecco qua, le nostre albicocche sono belle lavate. E inizio a tagliare e a togliere il nocciolo. Poi taglio ancora a metà. Tolgo il nocciolo e riparto. Pulisco anche i piccioli che ci sono in alcune. Sono veramente belle. Se ce n'è qualcuna che è schiacciata, la pulisco. Qua e anche l'ultima l'ho tagliata. È il momento di pesarle. Sono 2 kg e 500 grammi. Verso le albicocche in una ciotola capiente. La frutta è 2 kg e 500 grammi. Come dicevo prima, bisogna mettere mezzo chilo di zucchero ogni chilo di frutta, quindi ne devo mettere un chilo 250 grammi. Inizio a mettere un chilo di zucchero e do una bella mescolata. Aggiungo i rimanenti 250 grammi di zucchero. E mescolo di nuovo. Ora preparo le mele. Metto la mela perché è un addensante contenendo di natura la pectina.
Ora taglio le mele a tocchetti. Anche se sono un po' grossi, fa niente. Spremo anche i limoni. Se volete una buccia di limone potete metterla dentro per aromatizzare la marmellata. Mi raccomando, senza la parte bianca. Possiamo lasciarla dentro perché man mano si scioglierà. Metto nelle albicocche un po' di succo di limone e un po' lo tengo da parte. Ora trasferisco le mele nel frullatore e aggiungo il succo di limone, così non anneriscono. Ok, le mele sono frullate. Adesso questa purea la verso dentro le albicocche e lo zucchero. Do una bella mescolata. Come vedete, nel frattempo lo zucchero ha creato l'acqua. A questo punto metto tutta la composta in una pentola capiente. Mi raccomando, recuperate tutto lo zucchero. E ora si va sul fuoco. Nel frattempo che la marmellata cuoce, metto a sterilizzare i vasetti e con i relativi tappi. E anche questa va sul fuoco. Di tanto in tanto do una bella mescolata. Dopo 30 minuti prendo un cucchiaino di marmellata e la metto su un piattino. La faccio raffreddare e controllo se scivola giù dal piattino. Se non scivola vuol dire che la marmellata è cotta. Altrimenti bisogna farla cuocere ancora per un po' di minuti. Ora si possono riempire i vasetti. E mettere i tappi, bisogna stringerli bene. È arrivato il momento di sterilizzare. Volendo, se la consumate subito, potete capovolgere i vasetti a testa in giù e tenerli capovolti fino a quando si raffreddano. Se invece volete tenerli in dispensa per un annetto, bisogna sterilizzarli. Metto un canovaccio in modo che un vasetto con l'altro, mentre bolle, non si urti oppure sbattono tra di loro. Quindi riempio di acqua e porto sul fuoco. Calcolo 20 minuti di cottura da quando inizia a bollire. Spero che questa ricetta vi sia piaciuta. Vi ringrazio per aver guardato questo video. E se vi è piaciuto, mettete il mi piace, iscrivetevi al canale oppure condividete. Grazie di cuore.